Touring Club che continua a creare rapporti sul territorio, in questo caso un rapporto importante con Roccella. Perché? Perché Roccella da anni, il Touring segue Roccella nella massima espressione della cultura a Roccella, che è il Festival Jazz, tant'è vero che siamo patrocinatori del festival da molti anni. Ora abbiamo fatto un rapporto convenzionale con il comune in base al quale il Touring, attraverso i suoi mezzi di informazione, veicola informazioni sul festival e le altre attività culturali che Roccella organizza, e i soci sono invitati a venire a Roccella perché hanno un piccolo sconto per partecipare alle manifestazioni. Quindi è un do ut des che è utile, perché Roccella, col fatto che ha la bandiera blu, col fatto che è un comune all'attenzione di tutta Italia, merita questa, anzi deve essere vista come esempio per gli altri comuni del comprensorio. Allora, il Touring Club è la più antica associazione che si interessa di turismo. Nel 2024 faremo 130 anni dalla fondazione. Il Touring Club vede l'Italia come un bene comune da proteggere, da conservare e soprattutto da trasmettere alle nuove generazioni quelle che è la storia, la cultura e quale zona va più tutelata se non la costiera ionica. Noi presentiamo un documentario sulla vita delle gelsominaie di Calabria, un documentario inedito perché abbiamo rintracciato queste lavoratrici, ormai molto anziane e alcune già morte, oggi, perché le riprese risalgono a prima del Covid, che lavoravano lungo tutta la fascia ionica, da Melito, Porto Salvo fino a Monesterace. È l'unica testimonianza che esista, perché esiste soltanto un documentario della RAI del 1956 di cui abbiamo acquisito i diritti, e mai indagate da parte di nessuna istituzione culturale. Come Unione Donne, volendo far emergere e raccogliere la storia delle donne, della fatica, del lavoro, una storia che è stata sempre considerata di serie B, abbiamo voluto invece raccontarle direttamente dalla loro voce e direttamente tramite due giornaliste, Anna Foti e Paola Suragi, intervistandole e facendo raccontare cos'era la loro vita fino agli anni 70, perché poi negli anni 70 la raccolta dei gelsomini finisce perché l'industria del profumo francese preferisce il sintetico o altri luoghi del mondo dove il costo del lavoro era più basso. Chiaramente l'accordo col comune di Roccella è stato una idea molto importante a questo fine, perché già il paese di Roccella, non per essere campanilista, diciamo che si distingue in positivo rispetto al resto della zona, in quanto le attività culturali sono già abbastanza evolute. E il Touring Club, che in questa zona è ancora in fase progettuale e iniziale, speriamo che si possa continuare in modo proficuo l'attività, sempre aumentando, soprattutto trovando numerosi soci che si volessero associare a questa iniziativa, che, ripeto, si occupa di tutti i beni che possano essere di aiuto e di supporto per la bella Italia che dovremmo amare tutti di più.